Buongiorno, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi finiamo ufficialmente gli ultimi lavoretti in taverna nella zona della cucina. Tra l'altro è appena andato via l'elettricista perché ha dovuto cambiarmi questa presa. Questa composizione, diciamo così, perché c'era questa, però io avevo bisogno di due prese asciugo. Però in questo non poteva starci perché questo è a tre posti, serviva a quattro posti, quindi l'ha tolta, ha allargato leggermente il buco nella parete e ha inserito il supporto a quattro, così appunto da farci stare due prese di questo tipo, e le ha messe ovviamente bianche, come quelle che abbiamo fatto poi cambiare in tutta la taverna, che sono le stesse identiche che abbiamo qui in casa. Tra l'altro, di questi ne ho tantissimi perché avendoli cambiati 2 anni fa in casa e avendoli cambiati adesso anche in taverna, ne abbiamo davvero davvero tanti. Quindi stavo pensando, se a qualcuno di voi possono interessare questi interruttori, magari volete cambiare quelli che avete in casa, fatemelo sapere perché ve li posso vendere ovviamente a un prezzo molto molto competitivo, molto conveniente, perché comunque noi li abbiamo usati. Però adesso non servendoci più, insomma, abbiamo parecchia scorta. Considerate che li abbiamo cambiati davvero in tutta casa, quindi tra placche di varie misure, luci d'emergenza, interruttori. Abbiamo anche il termostato per regolare il riscaldamento, e anche di quelli ne abbiamo tipo 5 o 6, perché poi abbiamo cambiato anche quelli mettendo la versione digitale bianca di Viticino, e quindi insomma ne abbiamo tanti. Se qualcuno di voi può interessare, scrivetemi in privato o via mail oppure nei DM su Instagram e ci possiamo concordare, perché effettivamente io non me ne faccio niente, quindi avevo pensato a questa cosa. Se a qualcuno di voi magari può interessare, posso venderveli. Comunque ho acceso la stufa perché oggi, ma in realtà anche ieri, fa freddo. Si sono abbassate drasticamente le temperature. Domenica vi dico che siamo usciti maglietta a maniche corte, comunque vestiti molto leggeri, con le cagnoline a farci una passeggiata. Siamo passati in gelateria, abbiamo preso il gelato, siamo tornati a casa. Le cagnoline erano contentissime. Poi sono arrivate a casa e hanno bevuto un sacco perché davvero faceva tanto tanto caldo, e anche loro insomma si sono stancate. C'era una giornata proprio bellissima, un weekend meraviglioso, ma in realtà anche la settimana scorsa è stata comunque bella tutta settimana. Siamo passati in zona gialla e come ogni volta tempo del cavolo. Si sono abbassate le temperature, cielo grigio, non c'è il sole, piovigina, proprio brutto, che non ti fa venire voglia di fare nulla. Almeno io sono così, se mi sveglio, apro le finestre, c'è un bellissimo sole, una bella temperatura, sono spronata a fare tante cose. Se apro le finestre la mattina, c'è grigio, piove, mi passa la voglia di fare qualsiasi cosa, ma penso che sia così un po' per tutti. Comunque, volevo farvi vedere questa piantina. In realtà poi ne ho trovate altre al Lidl. Era da tanto tempo che stavo puntando le piantine, queste qua, che tra l'altro durano davvero davvero a lungo perché hanno bisogno di poche attenzioni, quelle con il vaso bianco. Ma ogni volta che uscivano sul volantino andavo da Lidl e non le trovavo mai, erano sempre sempre esaurite. Quindi quando la settimana scorsa, forse in realtà 10 giorni fa, sono uscite queste con il vaso sempre in vetro, però poi sopra c'è avvolto questo tipo questa stoffa, questo tessuto con questa scritta, ho detto devo assolutamente riuscire a prendere almeno queste. Faccio un attimo uscire Gioia. Quindi sono andata al Lidl e qui nel mio comune non c'erano. Allora è andata mia mamma tipo alle 8:30 del mattino, le ha trovate e me le ha prese lei. Una è questa, con il, diciamo, il vaso azzurro che ho messo qui all'ingresso sopra la stufa. Una invece l'ho messa qui, che è questa, cambia sia il vaso, che stavolta è giallo, che anche la piantina è diversa. E l'altra invece l'ho messa qui sopra, nella zona giorno della cucina.
ed è rosa, però la piantina è la stessa di quella che io ho fatto vedere, che si trova sopra la stufa, cambia il vaso, però la piantina è la stessa. Poi ne ho un'altra che invece abbiamo in camera da letto. Comunque sono fatte davvero molto molto bene e costano poco perché ogni piantina, con vaso compreso, l'ho pagata 4 euro, 3,99 euro. E l'altra, sono andata a recuperarla in camera, è questa, quindi sempre azzurra, però è diversa. Sto guardando, no, la piantina è diversa da questa, cambia anche il vaso perché in realtà poi le scritte sono proprio diverse, la frase è diversa, però il colore è uguale, la misura come vedete è la stessa e la piantina volendo comunque si può togliere, mettere da un'altra parte e potete tenere il vaso. Sono secondo me fatte davvero molto bene e stanno bene qua e là per casa. A me personalmente piacciono davvero tanto, molto molto carine. Sto aspettando i miei perché, come vi ho detto prima, oggi andiamo a ultimare qualche lavoretto in taverna, più che altro i battiscopa, perché quelli non li avevamo completati, quindi a tempo perso siamo andati a fare questo lavoro, però adesso possiamo, diciamo, farlo sempre perché mio papà è ufficialmente andato in pensione da ieri, quindi proprio fresco, fresco, fresco. E infatti gli ho detto: tieniti pronto, aspetta una mia chiamata che se mi viene in mente qualcosa so a chi chiedere aiuto. Scherzi a parte. Comunque adesso è a casa e quindi quando c'è bisogno di fare qualcosa può venire senza problemi. Quindi sì, sempre a tempo perso quando si ha voglia, però può decidere lui quando venire, mentre prima ovviamente doveva adeguarsi agli orari di lavoro e quindi le cose sono andate un po' per le lunghe, anche perché alla fine, come sapete, la taverna ce la stiamo portando dietro dall'estate scorsa, quindi insomma ci ha preso un po' di tempo. Comunque, visto che è andato in pensione, io e mia sorella abbiamo voluto fargli un regalo che non si aspettava, è stata proprio una sorpresa, e abbiamo deciso di regalargli la televisione nuova, che poi in realtà userà anche mia mamma perché verrà messa in salotto, in soggiorno, però in realtà, diciamo, il regalo di base è per lui. Tra l'altro non l'hanno ancora fissata perché devono smontare quella che c'era prima e mettere quella nuova. Però intanto l'hanno messa sul mobile e ci sta benissimo. Gli abbiamo regalato una 55 pollici che è praticamente un pochettino più piccola rispetto a questa, però della stessa marca, che è una Samsung. Noi qui abbiamo sempre avuto una Samsung, sia questa, che è stato tra l'altro un regalo dei miei genitori per Natale, e quella che abbiamo giù in taverna, che era prima qui, quindi adesso abbiamo una 65, ma prima avevamo una 55 pollici. E visto che i miei in casa hanno un mobile, tra l'altro bellissimo, è proprio stupendo quel mobile, e l'hanno fatto fare dove io ho fatto fare la cucina, quindi insomma ci siamo sempre trovati molto bene lì, infatti il mobile è strepitoso, e dietro al mobile c'è proprio un pannello dove viene appesa la TV, e sta proprio bene perché si ha questo pannello dietro e poi sopra il pannello c'è la TV ed è meraviglioso. Infatti non vedo l'ora di vedere come ci starà. E sempre per il suo regalo, anche quest'anno, visto che in realtà l'ordine l'abbiamo fatto online, non siamo andati in giro per negozi, abbiamo ordinato la TV direttamente da internet, anche perché essendo molto grande non sapevamo dove metterla, perché nella mia 500 non ci sta assolutamente, essendo una sorpresa, non volevamo dirglielo, quindi l'abbiamo ordinata da internet. Mi sono allontanata un attimino comunque e l'ho ordinata sullo stesso sito dove avevo ordinato questa. E l'ordine, come sempre, come sapete, ormai quando faccio grandi acquisti, comunque quando faccio degli acquisti in generale online, utilizzo sempre l'applicazione Letyshop. Ve ne avevo già parlato diversi mesi fa, forse nel periodo del Black Friday. Ho iniziato ad utilizzare questa applicazione e mi trovo benissimo. Ormai appunto sono tanti mesi che la utilizzo ed è molto molto comoda. È un'applicazione totalmente gratuita. Qui in descrizione vi lascio il link diretto per scaricarla. Potete scaricare sia l'applicazione, oppure se preferite acquistare attraverso il computer, vi metto anche il link per scaricare,
l'applicazione, diciamo, direttamente dal browser. Ho alzato leggermente la luminosità perché è diventato buio tutto d'un colpo. Comunque dicevo, acquistando attraverso questa applicazione vi torna indietro una parte dei soldi che avete speso. Quindi voi aprite l'applicazione, andate a selezionare il negozio dove volete acquistare. Ci sono tantissimi, ma davvero tantissimi siti che si trovano all'interno di quest'app, che siano siti di elettrodomestici, come poi quello che abbiamo scelto noi per prendere la televisione, ma c'è anche abbigliamento, ci sono anche negozi per la casa, insomma ci sono tantissime categorie tra cui spaziare, tra cui poter scegliere. Ad esempio c'è anche Shein, c'è AliExpress, insomma ci sono tantissimi siti, e voi dovete semplicemente accedere a questo sito attraverso l'applicazione. Quindi aprite l'applicazione, cercate il sito dove volete acquistare, l'app vi rimanda a questo sito, fate il vostro acquisto normalmente, pagando come preferite, carta di credito, PayPal, quello che volete, e poi una percentuale di quello che avete speso vi torna indietro sul vostro account di Letyshop. Io ormai ho già richiesto l'accredito 3 o 4 volte e i soldi vengono trasferiti sull'account PayPal, quindi potete poi riutilizzarli per altri acquisti online. Visto che non costa niente, io la trovo davvero comodissima, perché torna indietro qualche soldino che si può riutilizzare per spendere, comprare qualcos'altro, quindi ve la consiglio. Qui in descrizione, come vi ho detto, vi lascio il link, così se volete provarla potete scaricarla in un attimo cliccando nel link qui sotto. Io ormai la utilizzo davvero sempre, perché non mi costa nulla farlo e in più mi tornano dei soldini, quindi non è male questa cosa. Comunque gli abbiamo preso la TV 55 pollici, che è arrivata venerdì, quindi venerdì, quando è tornato a casa dal lavoro, si è trovato in giardino sopra il tavolo questo mega televisore, che in realtà era confezionato, abbiamo fatto proprio il pacco regalo, e quindi quando è arrivato, essendo tutto incartato, non poteva sapere quello che c'era, che era contenuto. Ha aperto tutto, insomma gli è piaciuta molto e l'hanno messa in salotto e sta proprio bene, quindi siamo contente. Adesso vado giù in taverna, così inizio ad aspirare, perché prima l'elettricista ha dovuto rompere un po' il muro, quindi si è fatto un po' di polvere, non l'ho ancora fatto, quindi intanto che li aspetto scendo, così passo un attimo l'aspirapolvere in quell'angolino, così almeno poi possiamo partire con i lavori. Ed ecco, questo è il lavoro che ha dovuto fare. Infatti ha tolto il battiscopa e il muro un po' ne ha risentito dove c'era la colla. Adesso vado ad aspirare completamente qui, perché c'è un po' di sporco. E le due prese che ci ha messo sono queste. Via, via da qua voi due. Loro, come sempre, quando scendo mi seguono. E anche per oggi abbiamo dato e abbiamo fatto. Tra l'altro ho recuperato una placca da 4 che ho messo dove stamattina l'elettricista ha fatto il lavoro, perché l'avevo ordinata l'anno scorso sbagliando, perché questa ha il bordino laterale nero, mentre invece tutte le altre che abbiamo sono bianche. Quindi sono andata a recuperarla e l'ho messa lì sotto, si vede, sì, così almeno anche lì c'è, anche se poi vabbè non si vedrà, però almeno c'è. Abbiamo finito di mettere il battiscopa dove mancava, a parte nella parete che vi ho appena fatto vedere. Dopo abbiamo, più lui che io, messo il silicone per rifinire intorno al battiscopa sia sopra che sotto, però abbiamo fatto soltanto quest'area qua, quindi sotto la finestra e tutta questa parte di qui dove c'è la parete
tortora. Il resto di là non l'abbiamo ancora fatto, lo faremo con calma, perché comunque è un lavoro di precisione, è un lavoro di rifinitura e quindi ti porta via quasi più tempo del mettere il pavimento alla fine, perché è molto, se proprio il lavoro di rifinitura finale, ci vuole quell'accortezza in più. Sta chiamando Ste. Dimmi. Tu come lo fai domani? La sera. Ok, cosa dici se prendiamo il Mac? Stasera? Libero? Stasera? Sì. Vuole mangiare Mac quando io voglio stare in linea. Voglio stare un po' in linea, sto mangiando troppa cioccolata, infatti poi mi vengono i brufoletti tutto intorno. E quello finisco a pranzo. Vado. Però dopo quindi super pigliato. Sì, ok. Ok, abbiamo la cena pronta, McDonald's, Nulla, meglio così, così almeno posso pulire con calma anche la doccia. Tra l'altro, l'altro giorno sono stata da Teddy perché ha aperto finalmente Teddy qua da noi. Non c'ero mai stata e ho comprato loro le candeline per i miei 30 anni. Ebbene sì, quest'anno faccio 30 anni a maggio, quindi ho preso le candeline. Voglio anche far fare una torta, vorrei qualcosa di bello visto che sono per festeggiare questo traguardo, però non ho ancora trovato la pasticceria che mi ha convinto. Ovviamente cerco qualcosa qui in zona Brescia o provincia. Se avete qualche pasticceria da consigliarmi che fa delle torte belle, carine e ovviamente anche buone da mangiare, fatemelo sapere magari qui sotto nei commenti. Adesso salgo perché altrimenti non finisco più. Eccomi in bagno. Questo è il vetro della doccia al momento. Non so se riesco a farvi dire qua, vedete che è un po' sporco, ci sono un po' di righe qui. Vediamo se riesco a farvi vedere anche qua. Ce n'è una. Non riesco più di tanto invece a farvi vedere il calcare, che vi assicuro che c'è. Però ripeto, si fa un po' fatica. Vediamo in controluce qua. La luce, vedete? Ecco, adesso vi faccio vedere come magicamente riesco a farlo venire bello pulito. L'unica cosa che serve per lavare il vetro della doccia è ovviamente dell'acqua. Io vado a bagnare il vetro utilizzando questo rubinetto che abbiamo fatto installare qui vicino all'inizio della doccia, perché essendo il vetro molto grande, di solito dopo aver fatto la doccia andiamo proprio a sciacquare completamente il vetro in questo modo utilizzando lui, altrimenti facciamo fatica ad arrivare qui perché comunque il getto è là sotto. E quindi bagno prima il vetro e poi utilizzo lui, che è il sapone per i piatti, semplicemente sapone per piatti. Perché mi è venuta questa idea? Perché l'anno scorso durante il lockdown, quando ho deciso di lavare la macchina, non avendo dei prodotti specifici qui a casa per lavare la macchina, ho sentito mia suocera, perché appunto Stefano mi ha detto prova a sentire lei, perché di solito a casa le macchine le lava lei. Quindi l'ho chiamata e lei mi ha detto io utilizzo il sapone per i piatti, ed è venuta talmente bene la macchina. E quando qualche mese fa stavo lavando il vetro della doccia e facevo fatica perché c'era il calcare che non veniva via bene, dovete sapere che qui da me l'acqua è proprio durissima, quindi fai una doccia e subito il vetro si segna, ho detto provo a usare il sapone per i piatti, vediamo se viene bene come viene bene la macchina. La svolta, perfetto. Adesso quindi vado a lavarlo, così vi faccio vedere effettivamente quello che faccio, anche se è davvero molto semplice, i passaggi sono pochi e molto veloci. Come prima cosa appunto vado a bagnare tutto il vetro e prendo acqua calda. Una volta bagnato bene, spengo l'acqua e prendo il sapone per i piatti. Adesso faccio giusto due o tre pump di sapone, 1, 2 e 3, e vado semplicemente a pulire il vetro e continuo a sfregare sul vetro. Mi raccomando, fate movimenti circolari, così sgrassate per bene tutto il vetro. Se c'è necessità vado a riprendere un po' di sapone, come ho fatto adesso,
e continuo a pulire per bene il vetro. In certi punti insisto un pochettino di più rispetto ad altri, dove vedo il vetro più sporco, dove si è depositato più calcare. Una volta soddisfatta vado a sciacquare tutto. Poi prendo lui il tiracqua, che è fondamentale per togliere l'acqua in eccesso. Noi in realtà questo lo utilizziamo sempre, tutte le sere dopo esserci fatti la doccia. E vado a togliere tutta l'acqua. Poi prendo un panno asciutto e vado ad asciugare completamente il vetro. E questo è il risultato finale. Vi faccio vedere qui dove prima era molto sporco di calcare, guardate, adesso è perfettamente pulito, non si vede assolutamente più nulla. Però qui sulla parte esterna sono andata ad utilizzare un classico detergente per i vetri, quindi non ho fatto lo stesso lavoro che invece faccio internamente, e nello specifico ho utilizzato questo, con cui mi trovo davvero molto bene. Tra l'altro lascia anche un buon profumo sui vetri, davvero consigliato. E questo è il metodo davvero molto semplice per avere sempre dei vetri belli puliti, specialmente se anche voi come me avete una doccia di questo tipo, quindi con un vetro molto grande e importante che, se sporco, insomma, sta male da vedere. Quindi bisogna tenerlo pulito, almeno fare un lavoro di questo tipo almeno una volta alla settimana. Adesso vado da Ste, che mi ha già chiamato per ordinare la cena al McDonald's, così ce la facciamo portare a casa, anche perché in tutto ciò sono già quasi le 8, quindi meglio prenotare perché altrimenti mangiamo super tardi. Qualcuno ha fatto shopping sul sito di Adidas e stavolta non sono io, ma sono loro. Avete fatto voi shopping su Adidas? No, direi di no. Shopping per Ste. È arrivato il McDonald's. Ho già preparato le tovagliette, la Coca-Cola, c'è la mela. Poi abbiamo preso anche un gelato, uno per me e uno per Ste, che adesso andiamo a mettere un attimo in freezer. Poi c'è l'Happy Meal, perché c'era tipo una promozione, mi ha detto Ste, quindi un Happy Meal. E poi i panini, che invece sono qui, non dovrebbe esserci nient'altro. Patatine, Big Mac per Ste, Mac Chicken per me, sfiziosità. Cosa sono queste? Palline di esago. Palline di esago, che a me forse non piacciono. E poi qui cosa c'era nell'Happy Meal? Il toast, altre patatine. Ale! Buon appetito a noi! Comunque, se si è provato le cose che sono arrivate, le ha sparpagliate per bene sopra tutte queste sedie. E come nuova serie TV abbiamo iniziato questa, Sparite nel nulla. Siamo alla terza puntata e devo dire che è molto molto carino e interessante. E adesso gelatino, e c'è qualcuno che è venuto qui perché ha sentito il profumo. Ma non puoi assolutamente, Moka. Io normalmente quando prendo il gelato al Mac scelgo questo, perché c'è un po' di caramello, ci sono le arachidi e mi piace molto. Qui c'è gioia, mentre Ste prende sempre quello con gli Smarties. Ciao gioia! Sono venuta qui sul soppalco dove ho il computer, così mi metto subito ad editare questo video e se riesco ve lo carico già domani, potrei riuscire a farlo. Nel frattempo sono le 9 di sera, anche oggi giornata abbastanza produttiva, siamo riusciti a fare un po' di cosine. Domani la sveglia suona presto, quindi non voglio andare a letto troppo tardi. Dovrei anche lavarmi i capelli, che sono un po' sporchi, però mi sa che rimanderò questa cosa domani perché non ho voglia stasera. Comunque spero che il video vi sia piaciuto e di avervi tenuto come sempre compagnia. Io sono qua con la pancia comunque super piena, perché alla fine abbiamo preso un po' di cose, abbiamo mangiato tutto,
e abbiamo mangiato anche il gelato, ma in realtà non tutto, proprio perché eravamo pieni, quindi metà lo abbiamo rimesso nel freezer e lo mangeremo magari domani dopo pranzo. Comunque, a parte questo, spero di avervi tenuto compagnia. Iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Un bacione e a presto con un nuovo vlog. Ciao!